Alumni Matematica è una giovane associazione no profit impegnata nella ricerca scientifica indipendente e nella divulgazione delle scienze matematiche. Ha sede a Bari, ma svolgiamo attività in tutto il territorio nazionale. Quello che facciamo è approfondire alcune tematiche della ricerca nei campi della didattica, delle applicazioni delle scienze matematiche e della ricerca pura, con l'obiettivo di sfruttare il network che ci stiamo costruendo per produrre col tempo anche risultati esclusivi. Perché effettivamente mancava un qualcosa che ci desse la possibilità di rapportarci anche con le aziende, le scuole, che facesse da ponte tra il mondo universitario e il lavoro, tra mondo universitario e scuola. Credo che associarsi ad Alumni Matematica sia uno, particolarmente utile, sia per una formazione personale e anche come conoscenza. Sì, sì, per te. Faccio parte dell'associazione di matematica perché credo fortemente nell'idea che c'è alla base, quella di applicare le scienze al mondo reale. Quindi, e migliorare il passo, mondo attraverso questo strumento. La matematica 4, vista semplicemente S13, è uno strumento dove vengono spiegati i teoremi, FA, le dimostrazioni, c'è molta teoria. Mentre Alumni Matematica si occupa anche di far capire a persone che non sono magari del campo cosa serve la matematica. No, come aspetta. La matematica, così 4 anche S, altre discipline, quali la chimica, 4 l'informatica, l'ingegneria. Quindi credo che il vero fulcro di tutto sia la conoscenza, conoscere. Faccio parte di questa associazione perché credo che le persone che ne fanno parte e condividono quindi le idee, condividono la passione che c'è dietro la ricerca scientifica, alla matematica, possano portare nel mondo qualcosa in più. A volte gli studenti iniziano il loro percorso di studio, non sanno bene qual è il futuro che li aspetta, e Alumni può essere utile perché può mettere in contatto questi studenti con il mondo del lavoro, il mondo della scuola. Io ho fatto mostra a schermo, dovresti vedere. In maniera un po' più amichevole. La cosa più carina è anche che Alumni Matematica non conosce. Vabbè, tanto devo mandare a tutto schermo. Ho visto lavorare insieme i miei studenti del corso di laurea in informatica che hanno collaborato, diciamo, ognuno con le proprie competenze per risolvere vari problemi. L'ho collegato. Applicativo. Infatti mi ha switchato la risoluzione. In maniera, diciamo, pulita i ragazzi che vogliono scoprire delle novità nel mondo della matematica. Noi organizziamo eventi sia nelle scuole che nelle università o in collaborazioni con le aziende. Poi partecipiamo a fiere ed esposizioni in cui mostriamo i nostri progetti. Abbiamo anche qui in sede una stampante 3D che abbiamo assemblato con le nostre mani e che stiamo utilizzando in tutti i nostri progetti. Poi organizziamo dei laboratori per studenti e ricercatori, ad esempio ne abbiamo organizzato uno sul Python, che è un linguaggio di programmazione molto utilizzato in campo scientifico, e inoltre abbiamo anche organizzato un cineforum in cui abbiamo proiettato film a carattere scientifico. Pensiamo a come sarà il mondo di domani e come renderlo migliore con la scienza. Improve the world. Pensiamo a come sarà il mondo del domani e a renderlo migliore con la scienza. Improve the world. Improve the world. Okay. Improve the world. Infatti il mio non è all'altezza. Infatti dopo aver riscuro di Vincenzo, non ho dormito stanotte. Non sto scherzando. Io dopo che mi sono Vincenzo ho detto... Già il fatto che non ci sia niente di deep learning mi viene l'ansia. Questo è un momento in cui non si può non fare. Condividere è fondamentale. Quando condividi le tue idee, queste crescono e diventano progetti in grado di cambiare ciò che ti circonda. Impact Hub Bari è una maniera diversa di spostare le slide. Continua a rimanere inquadrato. È molto più di un ufficio. È uno spazio di collaborazione interdisciplinare, ideale per imprenditori, freelancer, startup ed innovatori, dove lavorare in maniera indipendente all'interno di un network dai valori condivisi. Innovazione, sostenibilità. Se vado là a cambiare le slide, sociale. Un luogo in cui avviare collaborazioni prima impossibili e in cui lasciarsi ispirare, perché tutto può accadere in una Posso stare qua. Impact Hub è il primo coworking di Bari e ha sede all'interno della Fiera del Levante, un
uno spazio di lavoro unico, connesso ad una rete di più di 60 hub presenti. Infatti, mo, mi conto i passi che ti permette di raggiungere imprenditori ed innovatori di ogni continente. Unisciti a noi per migliorare il tuo modo di lavorare, ampliare la tua rete di contatti e far crescere i tuoi progetti. Beh, possiamo andare. Vieni a trovarci a Bari presso la Fiera dell'Elefante, padiglione 129. E poi devi stare vicino a me che non sono mi. Annullare il divario tra. Non dire troppe cavolate. Prova l'audio. Prova, no, prova. Si sente, si. Vito è un grande. Da quanto tempo? Come stai sempre qua? No, no. No. Che vita. Mi taccio. Vita bella. L'altro giorno ti ho pensato che è arrivato il rimborso IVA di Zenfi. Dopo 3 anni. Sì, ma non questo, mi metti in live di adesso, quello che ti ho messo stavolta. Cacchio, arriva dopo. Sicuro? Dopo 3 anni. Ah, apri lo stack. Stai abbastanza. Tienili la mano. Pronto a tenere il quadro. Possiamo cominciare? Scusate, la prima volta facciamo della sì. Abbiamo meno iscritti del solito. Meno? Iscritti. Perché non hai di player? No, perché ci siamo citati qua come cazzo, infatti vedi, quelli mi spento. Faremo le nostre volte. No. Segreti industria. Ti devo tenere il micro. Dai. Ci siamo, Vito? Possiamo? Bene, signori, buonasera a tutti e benvenuti a questo quinto appuntamento con il Machine Learning Meetup che ormai da qualche mese a questa parte organizziamo all'interno dello spazio di Impact Hub dove siamo adesso insieme ad Alumni Matematica e altre realtà. Alumni Matematica forse la conoscete un po' tutti, è un'organizzazione non profit che tra le altre attività e obiettivi ha quello di divulgare le scienze matematiche attraverso eventi nelle scuole, diciamo in altre parti della città, tipo questo, e in una maniera poi innovativa perché l'idea è quella di creare community, di creare gruppi di persone che si incontrano, si riuniscono, si conoscano e possano quindi far nascere sinergie proprio dalla presenza fisica durante gli eventi. Oggi tra l'altro sperimentiamo per la prima volta il nostro sistema di streaming ingegnato dall'amico Vito Pesola che è qui con noi, a cui riserveremo un bel applauso proprio adesso. Grazie Vito. Ok, e quindi diciamo questo video sarà pubblicato anche prossimamente nei nostri canali.
Cosa è il Machine Learning Meetup? È una, da un'idea diciamo, che abbiamo avuto in collaborazione con l'Italian Association for Machine Learning, organizziamo periodicamente, anzi mensilmente, degli eventi con una tematica standard che è quella del Machine Learning, chiaramente interpretata a seconda delle competenze dei vari relatori che sono presenti. E oggi qui c'è Pierpaolo che introduciamo fra pochissimo. Questi Machine Learning Meetup sono inseriti all'interno delle attività di Sprint Lab, che sono delle attività implementate da Impact Hub che riguardano la formazione, la sperimentazione e l'attivazione. E, detto ciò, io non mi perderei in ulteriori chiacchiere, giusto faccio un piccolo riferimento alla community che noi abbiamo su meetup.com, che è proprio Machine Learning Meetup Bari, e su questa piattaforma vengono caricati di volta in volta tutti i nuovi meetup, quindi se voi volete essere aggiornati su tutti gli eventi di questo tipo potete associarvi alla nostra community, che è su meetup.com, che attualmente vanta già 110 iscritti in pochissimo tempo. Praticamente il primo meetup è stato fatto a maggio scorso. Pierpaolo chi è? Pierpaolo è ricercatore del Dipartimento di Informatica, vanta anche un ruolo come ambizioso, come vicepresidente dell'Associazione degli Alunni di Matematica. Quello è più importante. Assolutamente, l'hai detto tu, non mi sono permesso. E, oltre ad essere un amico, è molto esperto nel tema e oggi parlerà, tra le altre cose, dell'esperienza che lui ha fatto all'Alan Turing Institute, che diciamo è un istituto molto importante, fanno tantissime attività, ma sicuramente Pierpaolo lo saprà introdurre meglio di me. Quindi, per rompere il ghiaccio e far sentire subito Pierpaolo a casa, lo introduciamo anche lui con un applauso. Pierpaolo, il microfono è tuo, la sala è tua, puoi andare. Ok, grazie a tutti e benvenuti a questo meetup. Oggi sarà un meetup un po' particolare perché il tema che tratteremo è un po', si trova all'incrocio di varie discipline, non solo machine learning ma anche elaborazione del linguaggio e quella che diciamo va sotto il nome di linguistica computazionale. Quindi abbraccia due mondi, quello informatico e quello della linguistica. In particolare il problema che noi ci siamo posti è quello di risolvere, di cercare di individuare, di fare un'analisi del testo temporale e individuare quando le parole cambiano significato. Questo vedremo che ha dei risvolti molto importanti, soprattutto nel campo dei social media, poi vi farò vedere alcuni esempi. Questo è un lavoro che ho fatto all'Alan Turing Institute insieme a Barbara McGilvery, che è una linguista che lavora lì, quindi è una collaborazione. Vabbè, abbiamo già detto chi sono, diciamo solo per vedere un po' quali sono le mie attività che sono rivolte più all'elaborazione del linguaggio naturale, alla semantica distribuzionale, che è una particolare tecnica di elaborazione che vedremo proprio in questo meetup, e vabbè, poi tecniche di information retrieval e filtering. Allora, supponiamo che Doc ritorni dal futuro e incontri Marty e gli dica: Marty, nel 2015 le persone surferanno sul web, ok? Molto probabilmente Marty non è in grado di capire il significato della parola surf, soprattutto sul web, perché questa parola ha cambiato significato nel tempo. Quindi quello che noi vogliamo fare è risolvere questo problema, cioè individuare queste parole che cambiano significato e soprattutto capire l'anno in cui questo nuovo significato è stato introdotto. Questo è un tema molto importante, soprattutto per chi, per esempio, costruisce dizionari. Cioè, i dizionari vengono costruiti proprio in questo modo. Ci sono dei linguisti che analizzano i testi conto del tempo. Quindi io prendo dei testi, non considero il tempo in cui sono stati pubblicati, l'anno, eccetera, e faccio un'analisi. Poi c'è l'analisi diacronica, che invece prende in considerazione il tempo e si basa sul fatto che il linguaggio si evolve durante il tempo, quindi che cambia nel tempo. Perché l'analisi diacronica è importante? Quando facciamo analisi diacronica possiamo osservare i cambiamenti di un particolare linguaggio, possiamo analizzare anche la storia di un linguaggio, quindi vedere come il linguaggio si è evoluto. Possiamo anche creare delle teorie sui gruppi che hanno usato quel linguaggio, perché il linguaggio dipende molto dalla comunità, quindi se il linguaggio si è evoluto magari anche la comunità che utilizza quel linguaggio ha subito dei cambiamenti. Infatti questa è la cosa più importante, perché in genere il cambiamento del linguaggio si riflette nel cambiamento nella comunità, in un fenomeno
che è accaduto nel mondo reale. E quindi è importante riuscire a collegare questo cambiamento linguistico col fenomeno reale che si è verificato. Diciamo, questo è proprio lo scopo di questo lavoro. Ora, il problema è, se vogliamo analizzare il linguaggio, cioè se vogliamo capire quando le parole cambiano significato, significa che dobbiamo fare un'analisi semantica del linguaggio. Per fare un'analisi semantica dobbiamo sapere come rappresentare questa semantica all'interno di un calcolatore. Ok? Cioè, quindi il primo obiettivo è in che modo possiamo rappresentare la semantica di un termine all'interno di un calcolatore. Ci sono differenti approcci. L'approccio che vi farò vedere adesso si chiama proprio semantica distribuzionale e fonda le sue radici, ovviamente, nella linguistica, infatti e anche nella filosofia. Una frase famosissima per chi lavora nella semantica distribuzionale è proprio questa. Cioè, tu puoi conoscere una parola dai suoi compagni. Cioè, vedendo il termine insieme a quale altre parole il termine occorre nei testi, noi possiamo capire il significato di quel termine. Ma un'altra citazione molto importante è quella di Wittgenstein, che dice che il significato di una parola è data dal suo utilizzo. Quindi non è necessario avere delle sovrastrutture o altri linguaggi più formali per analizzare il linguaggio naturale, cioè quello che utilizziamo tutti noi per comunicare, ma basta osservare come gli esseri umani utilizzano le parole nel linguaggio. Quindi, ancora una volta, come faccio a capire il significato di una parola? Dal contesto, cioè dalle altre parole che compaiono vicino a questa, alla parola che vogliamo analizzare. Però, diciamo, il risultato più importante, il contributo più importante l'abbiamo avuto da Zellig Harris, che è un linguista, che ha scritto negli anni 50 questi due libri, Distributional Structure e Mathematical Structure of Languages. Praticamente la cosa importante di Harris è che diceva che non c'è bisogno di creare una nuova teoria, un nuovo formalismo per studiare il linguaggio, ma possiamo studiare il linguaggio col linguaggio stesso, utilizzando lo stesso linguaggio. È simpatico, vi racconto un piccolo aneddoto, cioè uno degli studenti di Harris era Chomsky, che diciamo quindi da Harris non ha imparato nulla, perché diciamo Chomsky è il padre del formalismo per la descrizione dei linguaggi, invece Harris aveva un approccio totalmente diverso. A quei tempi, diciamo, il lavoro fatto da Harris non fu ben visto dalla comunità perché, diciamo, si utilizzava un approccio appunto più formale. Invece il suo approccio non era un approccio formale, ma era proprio un approccio matematico allo studio del linguaggio. Ora vedremo cosa c'entra la matematica per la rappresentazione semantica del linguaggio. Ora facciamo un gioco. Ora, qualcuno di voi sa cos'è il tezgugno? Se lo sapete, taci. Allora, diciamo, il 90% di voi non sa cos'è il tezgugno, però se io vi faccio leggere queste frasi, leggete queste frasi, sapete dirmi più o meno cos'è il tezgugno? Quindi è un qualcosa che si beve, ok? Ma è qualcosa di alcolico e che si fa dal mais. Infatti il tezgugno è questa cosa qua. È una bevanda messicana che si fa dal mais, molto simile alla birra. Quindi voi siete riusciti a capire il significato di un termine senza conoscere in realtà quel significato, ma analizzando le parole che comparivano vicino al termine di cui il significato vi era noto. Diciamo, questo è proprio l'approccio che cercheremo di seguire. Però, oltre a questo, dovremmo introdurre a un certo punto la componente temporale, perché vogliamo fare l'analisi temporale. Ora, questi approcci distribuzionali, dal punto di vista prettamente formale, cosa fanno? Costruiscono uno spazio geometrico in cui ogni punto all'interno di questo spazio è una parola. Ok? E quindi la vicinanza dei punti all'interno dello spazio sta a significare che due termini sono simili, tipo dog e cat, monkey, sono vicini nello spazio. Quindi vuol dire che sono semanticamente correlati. Quindi la cosa che fanno questi metodi, ora vedremo come lo fanno, è costruire questo spazio geometrico dove ogni punto nello spazio è un termine e se due termini sono vicini vuol dire che sono semanticamente correlati. Vedete lì mouse? Per esempio mouse è vicino sia a termini che hanno a che fare col mondo animale, però anche vicino a device perché comunque ha più di un significato.
Ora, il metodo più semplice per costruire questa rappresentazione è costruire la famosa matrice di concorrenza. Cos'è questa matrice? È una matrice che ha sulle righe e sulle colonne i termini, e poi ogni elemento di questa matrice dice quante volte quei due termini compaiono vicini. Come faccio a contare questo quante volte due termini compaiono vicini? Prendo una collezione di documenti, grande, deve essere piuttosto grande, e vado a contare effettivamente quante volte mouse compare vicino a dog, eccetera, eccetera, e vado a contare. Ora immaginate che le parole sono tantissime, cioè quando analizzate dei testi trovate migliaia di parole, cioè questa matrice può avere dimensioni di 1 milione per 1 milione, cioè una matrice enorme, quindi difficile da gestire. Ora vedremo come superare questo problema. Comunque, utilizzando questo approccio potete tirar fuori questa matrice di concorrenza. Cosa ci dice questa matrice? Vedete, questi due elementi, per esempio dog e cat, possiamo dire che sono simili. Perché possiamo dire che sono simili? Perché hanno tra di loro. Invece cat e bread e mouse e bread non sono correlati perché, diciamo, l'angolo tra i due vettori è grande. Ok? Diciamo, questo è un modo per rappresentare geometricamente il significato dei termini. Il significato che però è rappresentato sempre in termini di correlazione semantica, cioè di vicinanza nello spazio geometrico. Ora, qual è il problema? Utilizzando questi approcci, io cosa faccio? Ho una collezione enorme di documenti. Dimmi. Se c'è una interpretazione per la lunghezza del vettore. No, perché alla fine calcoli il coseno, che quindi non tieni conto della lunghezza. Non ha nessuna interpretazione. Quello che ti interessa è l'angolo. Ora, qual è il problema? Quando analizziamo una collezione di documenti, noi prendiamo questi documenti e costruiamo la matrice. Ora, questa matrice è uno snapshot di quella collezione di documenti, ok? In alcun modo tengo conto del tempo, perché non so quel documento, quella parola, in quale momento è stata citata. Per prendere in considerazione la componente temporale, noi abbiamo utilizzato una particolare tecnica che si chiama temporal random indexing, che si basa su una tecnica che si chiama random indexing. Quindi adesso, prima di introdurvi la componente temporale, cercherò di spiegarvi il random indexing. Allora, non è semplice spiegare questa tecnica, perché c'è la parola random. Ogni volta che provo a spiegarlo, tutti dicono, random, funziona random. Ora, cercherò di spiegarvelo. Allora, l'idea è questa. Ad ogni termine che io sto analizzando, associo un vettore random. Questo vettore random è fatto in questo modo qua. È un vettore altamente dimensionale, ed è molto sparso, cioè contiene tanti elementi nulli e pochissimi elementi non nulli. Questi pochi elementi non nulli sono uniformemente distribuiti nel vettore e possono assumere solo valore 1 o più 1, ok? Quindi voi dovete generare un vettore di questo tipo per ogni termine. Dopodiché il vettore semantico associato al termine, quindi il vettore che memorizza la semantica del termine, è la somma di tutti i vettori random delle parole che concorrono con quel termine. Vediamo, forse con un'immagine ve lo faccio capire meglio. Quindi supponiamo di avere il nostro vocabolario di termini, ad ognuno di questi abbiamo assegnato un vettore random, dopodiché voglio costruire il vettore semantico per la parola fox. Supponiamo di considerare, in genere si fa così, si considera quello che si chiama context window, cioè un insieme di termini che compaiono a sinistra o a destra. Supponiamo di prendere questa context window uguale a 2, abbiamo che il vettore semantico è la somma dei vettori random di tutti i termini che compaiono insieme a Fox, ok? Ora, senza entrare nei dettagli, adesso vi faccio vedere il perché funziona, cioè c'è un teorema che dice che funziona questa cosa, cioè non ce la siamo inventati. Però l'idea è questa. Allora, se due termini concorrono con gli stessi termini, quindi considerate dog e cat, supponete che questi due termini compaiono sempre con gli stessi termini, quindi saranno somma degli stessi vettori random. Se sono somma degli stessi vettori random, quando vado a calcolare l'angolo tra questi due vettori, risulteranno vicini. Diciamo, l'idea è questa. Ora, questa cosa per funzionare ci deve essere una condizione, che questi vettori random devono essere quasi ortogonali.
cioè in teoria dovrebbero essere ortogonali tra di loro. In realtà basta che siano quasi ortogonali. Questa cosa si ottiene perché creando i vettori in questo modo, la probabilità che, cioè la probabilità che l'angolo tra due vettori presi a caso è nulla, cioè l'angolo è di 90 gradi, quindi la similarità è zero, è altissima. Perché se fate il prodotto interno, il coseno di quei vettori, quasi sempre verrà zero, per come sono fatti. Cioè, questa è una tecnica per rappresentare semanticamente i termini. Allora, perché funziona? Non è una magia, c'è una formula. Senza noi, diciamo, la cosa interessante è che c'è questo teorema, questo lemma di Johnson, Lindestrauss, che praticamente dice che se io ho una matrice A, proietto questa matrice in una matrice B più piccola, e faccio questa proiezione attraverso una matrice random R di dimensione K più piccola, la distanza tra i termini è preservata. Che significa? Lo spazio cambia, però i termini si trovano, cioè i punti che stanno in A si trovano più o meno alla stessa distanza in B, ok? In realtà, per chi ne volesse sapere di più, c'è quel libro che parla di questa cosa qua, e una cosa importante è che però questa proiezione random preserva tutte le misure basate sulla norma 2. Tutte quelle che non sono basate sulla norma 2 non sono rispettate. Nel nostro caso ci serve la similarità del coseno e quindi ci va bene. Ora però, questa è una tecnica per costruire i vettori semantici. Perché ve l'ho fatta vedere? Perché adesso vedremo che con questa tecnica facilmente si può tener conto della componente temporale. Invece altre tecniche sono un po' più complesse. Allora, supponiamo di voler aggiungere la componente temporale. Che significa aggiungere la componente temporale? Significa che della nostra collezione di documenti noi sappiamo, per esempio, l'anno in cui sono stati pubblicati, ok? Dividiamo questa grossa collezione, la dividiamo anno per anno, per esempio. Possiamo scegliere anche un altro intervallo temporale, tipo mese per mese, ogni 10 anni, ogni 5 anni. Supponiamo di averla divisa anno per anno. Il primo step, vedete, uno, è costruire il vocabolario, che significa estrarre tutti i termini che compaiono in tutto il corpus, in tutti gli anni. Quindi analizzare, vedere quali sono tutti i termini. Dopodiché ad ognuno di questi termini associare un vettore random. Secondo step, invece di costruire un unico spazio vettoriale, ne costruisco tanti quanti sono gli intervalli temporali che sto considerando. Quindi avrò uno spazio per il 1900, uno spazio per il 1901 e così via. Cosa cambia? Che quando vado a costruire il vettore semantico di una parola in uno specifico spazio, vado a sommare i termini dei vettori random dei termini che concorrono ma solo in quell'intervallo temporale. Ora vediamo con un'immagine. Quindi supponiamo di avere la parola surf. La parola surf compare nel 1985 e nel 1994. Ora, quello che devo fare è costruire due vettori semantici, uno per l'anno 1985 e uno per l'anno 1994. Allora, il vettore semantico di surf per il 1985, nella sua somma, conterrà sì, perché è la parola che compare nel 1985. Invece nel 1994 compare web e quindi andrò a sommare web. Ora, questa cosa dovete pensare che viene ripetuta per tutti i termini che si trovano nei documenti, quindi avrete la somma di tanti vettori. Comunque l'idea è che io vado a creare più vettori semantici per ogni anno e quando vado a sommare i vettori random del contesto considero solo le parole di quel determinato anno, cioè solo i documenti di quel determinato anno. Così in ogni vettore semantico avrò evidenza della semantica di quel termine anno per anno. Ora, perché utilizzare questa tecnica? Questa tecnica ha un vantaggio, che avendo stabilito nel primo step, avendo assegnato nel primo step i vettori random a tutti i termini del vocabolario e lasciandoli fissi, cioè una volta assegnati, non vengono mai cambiati, cosa succede? Che questi due vettori, seppur costruiti su 2 anni diversi, siccome sono somma di vettori random che sono stati definiti al primo spazio, sono tra di loro confrontabili. Ora, anche se non avete capito bene perché, la cosa importante di questo metodo è che vettori semantici in anni differenti
sono tra di loro confrontabili, cioè posso prenderli e fare un confronto. Questa cosa per esempio non si può fare con altre tecniche, tipo se avete sentito parlare di latent semantic analysis, oppure con i word embedding. Cioè con i word embedding si può fare, ma c'è bisogno di uno step ulteriore. Quindi usando questa tecnica i vettori sono direttamente confrontabili. Questo è importantissimo, perché? Perché io posso prendere il vettore di Cerf nel 1994 e calcolare per esempio la similarità col vettore di Cerf nel 1993. Se la similarità è più o meno rimane la costante, vuol dire che il termine non cambia significato. Se invece c'è una variazione di similarità, significa che è avvenuto un cambiamento. Ora vedremo come fare ad individuare questi cambiamenti. Quindi praticamente il temporal random indexing considera una collezione di documenti divisa per periodi temporali, poi costruisce un vettore semantico per ogni anno e c'ha questa proprietà che i vettori semantici sono confrontabili. E quindi questo perché? Perché i vettori random li ho costruiti la prima volta e poi non li modifico. Ora, cosa ci permette di fare questo? Guardate qua. Io posso prendere i vettori di due termini e calcolare la similarità tra di loro, la similarità del coseno, per esempio, e posso vedere come questa similarità cambia nel tempo. Questo è un esempio vero fatto su un corpus della lingua italiana, in cui vedete il termine chiamare e telefonare. Nel 1870 non erano per niente correlati, cioè la loro similarità era nulla. Poi man mano è aumentata, nel 1920 inizia ad avvicinarsi sempre di più. Questo perché? Perché viene inventato il telefono e quindi il termine telefonare diventa simile al termine chiamare. Quindi anche in questo caso un cambiamento semantico, cioè è il riflesso sempre di un cambiamento, quasi sempre, di un cambiamento nella società. Quindi con questa tecnica possiamo vedere come cambia la similarità tra due termini, per esempio. Perché è importante? Allora, questo è un grafico. Il primo è costruito con Google Ngram. Praticamente Google Ngram è un tool che sta sul web, potete usarlo pure voi. Cosa ha fatto Google? Ha estratto tutte le sequenze di parole da Google Books e per ogni anno ha contato quante volte quella sequenza si ripeteva. Okay? Quindi se io vado a fare con Google Ngram e faccio vedere quante sono le frequenze di chiamare, quante sono le frequenze di telefonare, mi fa quel grafico. Ora, come vedete, dalle semplici frequenze io non posso capire che c'è una relazione tra chiamare e telefonare. Invece quest'altro grafico è il plot della similarità calcolata col temporal random indexing tra telefonare e chiamare. Vedete che c'è un picco tra il 1910 e il 1920. Quindi vuol dire che da quel punto in poi quelle due parole sono diventate quasi sinonimi, perché la similarità è schizzata da 0 a 0,8. Ora, che me ne faccio di tutto questo? Abbiamo messo su un sistema per cercare di individuare questi punti di cambiamento in maniera sistematica. Quindi abbiamo eseguito il temporal random indexing. Poi abbiamo costruito delle serie temporali. Che significa costruire delle serie temporali? Che per ogni termine abbiamo visto come la sua similarità cambiava nel tempo. E abbiamo fatto, abbiamo costruito questa serie. Dopodiché, dopo aver costruito queste serie, dobbiamo vedere se un cambiamento in questa serie è un cambiamento significativo o meno. Questa tecnica si chiama change point detection. Cioè andare a vedere se i cambiamenti in questa serie storica sono in qualche modo significativi o meno. Ci sono tanti modi per analizzare le serie temporali, eh? Cioè questo è un problema molto importante. Soprattutto anche adesso con la produzione dei dati, dei sistemi di IoT, eccetera. Fare analisi sulle serie temporali e trovare questi tempi di cioè questi cambiamenti è diventato un tema molto importante, quindi ci sono un sacco di tecniche. Noi ne abbiamo utilizzata una che adesso vi farò vedere. Però prima di tutto abbiamo costruito le serie temporali, le abbiamo costruite in tre modi diversi. Nella prima serie temporale abbiamo preso in considerazione solamente il logaritmo dell'occorrenza del termine. Cioè abbiamo visto il termine dog, quante volte compare nel 1900, nel 1901, nel 1902, come fa Google Ngram, ok?
Questo perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto per costruire quella che si chiama una baseline, cioè questo sarebbe il sistema più stupido, che tiene conto solo dell'occorrenza, ma di nessuna relazione semantica. Quindi abbiamo detto, facciamo questo, costruiamo una serie temporale nel modo più stupido possibile. L'altra serie temporale che abbiamo costruito è quella basata sulla pointwise, che significa che al tempo t con i, noi calcoliamo la similarità del coseno del vettore al tempo t con i con il suo vettore precedente. Quindi la pointwise di Dog nel 1902 sarà la similarità di Dog del 1902 con la similarità di Dog nel 1901. Questo per vedere anno per anno come cambia questa similarità. Poi c'è un altro approccio che è quello cumulativo. Cioè praticamente al tempo t con i calcolo la similarità del vettore al tempo t con i con la somma di tutti i vettori precedenti. Questo perché? Perché con la pointwise io tengo conto solo della variazione anno per anno. Con quest'altra tecnica invece, se io mi trovo nel 1910, avrò dog di 1910, che è questo vettore. Questo vettore sarà la somma invece di tutti i vettori degli anni precedenti, perché è come se io mi volessi portare dietro il significato di dog in tutti gli anni precedenti. E quindi abbiamo costruito queste tre serie temporali. Ora, come faccio a capire se c'è un cambiamento significativo? Quindi io costruisco la serie temporale, per esempio telefonare a questa serie temporale. Ora, intuitivamente posso dire che tra il 1910 e il 1920 c'è stato un cambiamento, perché da 0,3 è passato a 0,7. Però chi mi dice che questo cambiamento è significativo, cioè che è statisticamente significativo? Abbiamo utilizzato un approccio che si chiama Mean Shift Model, che fa questa cosa qua. Praticamente, preso una serie temporale, io posso calcolare questa cosa qua. Praticamente, fissando un periodo J all'interno della serie, io faccio la differenza tra le medie di tutti i periodi precedenti e tutti i periodi successivi. Quindi in ogni punto calcolo questa differenza. Come faccio a capire se questa differenza è significativa? Si utilizza quella che si chiama una tecnica di bootstrapping. Praticamente prendo la serie, faccio tante permutazioni random di questa serie e vado a vedere se questo cambiamento qua è significativo rispetto a prendere le serie in maniera casuale. Si fa un test statistico e si fa con questa tecnica del bootstrapping per poter generare serie casuali e vedere se effettivamente questo cambiamento non è dovuto solo al caso, ma effettivamente è un cambiamento reale. Quindi noi abbiamo eseguito questo metodo su tutte le serie temporali. Ora vi faccio vedere dei risultati che abbiamo ottenuto. Allora, vi faccio vedere alcuni risultati sulla lingua italiana. Allora, qual è il problema? Per valutare l'algoritmo, noi dobbiamo conoscere dei punti di cambio. Cioè, per confrontare il nostro sistema, da qualche parte ci deve essere un qualcosa che ci dice quella parola ha cambiato significato in quell'anno. In genere, alcuni dizionari, i dizionari storici, contengono questa informazione. Per esempio, questo dizionario, Sabatini-Coletti, che trovate online, contiene questa informazione. Per esempio, la parola girotondo ha il primo significato come gioco ed è comparso nel 1869. Il secondo significato come manifestazione politica, bla bla bla, nel 2001. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso queste informazioni dal dizionario e abbiamo visto se il nostro algoritmo fosse in grado di predire questi cambiamenti. Allora, questi sono stati i risultati. Allora, come vedete, il metodo che funziona meglio è il temporal random indexing col meccanismo pointwise per costruire le serie. Ora, a parte le performance, perché comunque questo è un test difficile, in cui non si hanno altissime performance, la cosa più importante era dimostrare che la rappresentazione basata su vettori, diciamo semantica, fosse superiore alle semplici occorrenze. E come vedete comunque è così, perché le semplici occorrenze hanno un'accuratezza del 0,23, temporal random indexing del 0,30. Come abbiamo fatto questa cosa? Come abbiamo fatto a costruire il corpus che abbiamo utilizzato? Vabbè, in questo articolo trovate i dettagli se vi interessa. Abbiamo utilizzato proprio Google Ngram, cioè ci siamo scaricati tutto Google Ngram per l'italiano, che sono quasi 500.000 miliardi di occorrenze, e l'abbiamo processato con questo sistema.
perché Google Hangram esiste in diverse lingue, non solo per l'inglese. Poi abbiamo fatto un caso di studio su Twitter. Allora, abbiamo preso 500 milioni di tweet da febbraio 2012 a settembre 2015. Questi sono divisi mese per mese. Quindi abbiamo diviso i tweet mese per mese e abbiamo lanciato il nostro sistema e ci siamo focalizzati in questo caso sugli hashtag. Abbiamo preso i 1000 hashtag più frequenti e abbiamo fatto l'analisi delle serie temporali. Questo perché? Perché in genere gli hashtag hanno molta semantica al loro interno e soprattutto cambiano in maniera veloce. Cioè, un cambiamento semantico in un hashtag può significare che è successo qualcosa nel mondo reale. Quindi potrebbe essere interessante individuare questi cambiamenti. Cosa è venuto fuori? Allora, uno dei cambiamenti che abbiamo ottenuto è l'hashtag Bologna, esattamente nell'agosto 2014. Vedete, quelle sono le parole più simili all'hashtag Bologna nell'agosto 2014 e il nostro algoritmo ha registrato proprio in quel periodo il cambiamento. Questo perché l'hashtag era stato usato per ricordare, diciamo, la strage di Bologna. E quindi vedete che i termini più simili sono vittime, memoria, strage, eccetera. Altro cambiamento è stato dell'hashtag euro nel giugno 2015. Quello era il momento in cui si discuteva del referendum per in Grecia si discuteva il referendum per uscire dalla zona euro. E quindi vedete che le parole più simili sono Grexit, alternativa, uscita, eccetera. Ora, questa è un'altra analisi interessante. Allora, mentre quella che vi ho fatto vedere prima è vedere il cambiamento sul singolo hashtag, qui vedete due linee. Quella arancione è la similarità tra l'hashtag M5S e Raggi, quindi Movimento 5 Stelle e Virginia Raggi, e quella blu è tra Raggi e Roma. Ora, questi tweet sono vecchi, perché vanno dal 2011 al 2015. Allora, è interessante vedere come inizialmente questa similarità è scorrelata. Dopodiché la Raggi si candida ad assessore, a consigliere. No? Queste sono le elezioni in cui ha vinto Marino, quindi non quelle che ha vinto la Raggi. E quindi la similarità si alza fino ad arrivare proprio al giorno delle elezioni, perché parte la campagna elettorale, e quindi la relazione tra Roma, Raggi e Movimento 5 Stelle aumenta. Dopodiché, in quel punto dove c'è scritto Local Election Roma, vince Marino, quindi decade un po', si discute un po' meno di questa cosa relativa alla Raggi, dopodiché c'è un nuovo picco nel momento in cui Marino si dimette e la Raggi si candida a sindaco. Quindi, come vedete, il cambiamento semantico degli hashtag segue proprio gli eventi che sono accaduti nel mondo reale. Quindi capite bene come questo algoritmo sia importante per fare analisi sui social media. Quindi, per esempio, per prevedere quale sarà l'hashtag più rilevante rispetto ad alcuni temi. Quindi magari se uno vuole fare una campagna di marketing può scegliere gli hashtag in base al momento attuale, a quello che si parla su Twitter. Questo sistema può essere utile per fare questa cosa. Ora vi faccio vedere, come ultima cosa, il lavoro che ho fatto lì a Londra. Era stato un lavoro molto interessante perché ho lavorato insieme alla British Library, che quindi, diciamo, di informatico capisce poco, ma aveva più informazioni linguistiche. E ci siamo focalizzati sul UK Internet Web Archive. Praticamente questo è un archivio di pagine web che contiene tutti i domini UK, di cui la British gestisce tutto il sistema, che fa il download delle pagine UK e le memorizza nel tempo. Come esiste Internet Archive? Esiste la versione UK che è gestita dalla British Library. Quindi l'idea è stata, proviamo a fare questo tipo di analisi sulle pagine web. Soprattutto l'idea era quella di dimostrare che questo sistema poteva scalare su una collezione di documenti abbastanza grande. Quindi il UK Internet Archive è appunto questo archivio di pagine web. La sezione che noi abbiamo analizzato va dal 1966 al 2013, ma in realtà esiste già, la British Library sta usando adesso questo sistema anche sulla porzione 2013 fino ad oggi, perché continua a scaricare le pagine. E quindi sono tutte le pagine del dominio UK che vengono memorizzate. La cosa importante qual è? Che viene memorizzato il tempo in cui la pagina è stata scaricata. Per noi questa è un'informazione temporale che utilizzeremo per eseguire il nostro sistema. Ora, questo
l'Internet Archive ha creato due formati per memorizzare le pagine web. Uno è l'ARC. L'ARC è proprio un formato che si usa per memorizzare il download delle pagine web. E poi c'è un nuovo formato che si chiama WARC, che è molto simile all'ARC, però ha altri campi per poter gestire le pagine duplicate e altre cose così. Però praticamente la prima cosa è stata che tutti questi dati erano in questo formato, ARC e WARC, che contiene proprio il download delle pagine. Cioè, questi formati contengono diciamo, la richiesta che è stata fatta per fare il download e poi quello che è stato effettivamente scaricato. In questi archivi non c'è solo testo, cioè viene scaricato tutto il web, qui trovate immagini, video, qualsiasi cosa. Quindi il primo problema è stato proprio quello di estrarre solo le pagine HTML, perché questo archivio conteneva tutto, e poi di estrarre il contenuto testuale. Quindi è stata fatta una specie di pipeline dove entravano questi file ARC e WARC, venivano filtrate le pagine HTML, veniva estratto il testo, usando una libreria JSON, vabbè, la usano tutti, e questa poi produceva questo file WET. Il file WET è un altro formato dell'Internet Archive, che però è fatto per contenere solo testo, quindi non video, immagini e altro. Tutta questa cosa qua è stata fatta girare su Azure, poi se volete vi do i dettagli tecnici, ma non perché mi piace Azure, perché la Alan Turing ha un grant di 12 milioni di dollari dalla Microsoft per usare i loro sistemi, quindi sono stato costretto ad usare Azure. No, non gira su Hadoop, utilizza un particolare sistema che si chiama UM Pool. Praticamente in cui tu il tuo progetto lo devi dividere in job e in task, dopodiché crei un, si chiama proprio pool di VM, di virtual machine, in cui tu descrivi come vuoi la virtual machine e a runtime ne puoi stanziare quante ne vuoi, quindi inizialmente ne metti 5 e lui distribuisce, poi se ti accorgi che ne hai bisogno di più puoi aumentare, diminuire, e fa tutto lui scala. Cioè non è bruttissimo, però Microsoft pone tanti limiti sul numero di macchine che puoi usare, eccetera eccetera. Ora, quello era il primo problema, estrarre il testo. Poi c'era l'altro problema, che da questo testo bisognava estrarre tutti i token, cioè le singole parole. È stata fatta sempre un'altra pipeline su Azure. Alla fine questa pipeline cosa produce? Produce una sequenza di termini per ogni periodo temporale. Poi adesso vi faccio vedere com'è fatta. Ora, di che dati stiamo parlando? Allora, perché era importante dimostrare che questo sistema potesse scalare? Perché qui avevamo a che fare con 60 terabyte di ARC e WARC, che estraendo solo il testo sono diventati 5,5 terabyte di formato WET. Da questi poi sono stati estratti i token, che sono circa 3 terabyte. Quindi in realtà poi l'algoritmo lavora su questa quantità qua, che sono tutti i token estratti dal web. Questo solo per gli anni 96-2013. Pensate che il solo archivio del 2017 è grande 60 terabyte, perché ovviamente con gli anni le pagine aumentano. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo eseguito temporal random indexing sullo UK Web Archive. Quindi i passi sono stati costruire il vocabolario, estrarre le matrici di concorrenza, usando come context window 5. Allora, perché abbiamo aggiunto questo? Allora, invece di eseguire il temporal random indexing tutto in un solo step, abbiamo aggiunto questo step di costruire la matrice di concorrenza, perché adesso ve le faccio vedere, che le abbiamo salvate in un particolare formato, perché la nostra idea è di distribuirle. Cioè, perché grazie a queste matrici altri potrebbero creare i loro spazi distribuzionali. Perché c'è un problema, per alcuni diritti che ha la British Library su questo dataset, non possiamo fornire direttamente i token estratti o il testo, ci hanno permesso solo di fornire queste matrici che a breve metteremo a disposizione, comunque dovranno stare sempre sul sito della British Library. Quindi abbiamo estratto queste matrici, poi abbiamo lanciato il temporal random index, abbiamo costruito le serie temporali e poi su queste serie temporali abbiamo fatto la change point detection. Dimmi. Poi tu dici quando devi fare la somma. Sì, però poi siccome devi costruire le serie temporali su migliaia di termini, se ogni volta te li devi stare a costruire. Comunque noi vettori random li abbiamo salvati, ce li abbiamo anche.
Però comunque serve che tu il vettore semantico ce l'hai già costruito, perché devi fare un sacco di calcoli, poi diventa complicato. Anche perché queste le matrici sono belle grandi, ora vi faccio vedere un po'. Quindi alla fine abbiamo lanciato tutto il sistema sul 100% del UK che avevamo, ovviamente considerando le parole che compaiono almeno 4.000 volte, perché è enorme il corpus. Alla fine il dizionario ha circa 1 milione di termini. Ora, come sono fatte queste matrici? Allora, noi abbiamo costruito le matrici per ogni anno e per ogni mese. In realtà poi abbiamo fatto anche le matrici per ogni anno, solo considerando l'anno. Come sono fatte queste matrici? Su ogni linea, cioè sono dei file compressi, dove su ogni linea c'è la parola che, di cui stiamo contando le concorrenze, quindi in questo caso Linux, quindi questa è la parola target Linux. Dopodiché avete tutte le parole che concorrono con Linux e il numero di volte. Quindi in questo caso Google nel dicembre 2012, mi pare, sì, era dicembre 2012, compare 173 volte con Linux, XP 454, eccetera, eccetera. E queste le metteremo a disposizione. Quindi voi per ogni mese e per ogni anno potete sapere di ogni termine quali erano i termini con cui concorreva e esattamente il numero di volte. Ora, guarda questa cosa simpatica, giusto per farvi vedere cosa si ottiene. Per esempio, dopo aver eseguito il temporal random indexing, abbiamo calcolato la similarità tra Linux nel dicembre del 2000 e Linux nel dicembre del 2012. Ci siamo accorti che questa similarità era molto bassa. Quindi significa che Linux ha cambiato significato. Se andate a vedere le parole più simili a Linux nei 2 anni, più simili che significano più vicine in quello famoso spazio geometrico, vedete che nel 2000 abbiamo termini tecnici, kernel, Spark, eccetera, eccetera. Nel 2012 abbiamo termini tipo Windows, Microsoft, XP, Debian, che hanno a che fare più col concetto di sistema operativo. Questo perché Linux, diciamo, viene sempre più visto, diciamo, col passare degli anni, come un sistema operativo, più che una cosa per nerd. Ora vediamo come questo cambiamento. Infatti, facendo il plot di Linux, allora, la linea rossa è il plot della similarità tra Linux e la parola OS e quella blu tra Linux e Windows. Quindi vedete come aumenta negli anni, quindi significa che Linux viene sempre più visto poi nel tempo come sistema operativo, eccetera. Allora, vi faccio vedere un altro esempio, la parola tweet. Allora, vedete come cambia significato la parola tweet. Allora, c'è la linea blu è la similarità tra message e tweet, quella rossa tra bird e tweet, no, quella grigia tra bird e tweet, che vedete diminuisce, perché tweet viene sempre più associato al concetto di postare messaggi, eccetera, invece diminuisce la similarità con la grigia col mondo animale. E questa cosa avviene proprio nel 2006, perché più o meno in questo anno nasce Twitter. Quindi capite perché è importante individuare questi cambiamenti, perché sono legati sempre a qualche evento che è avvenuto nel mondo. Ora, l'ultima cosa è stata, vabbè, vogliamo valutare. Come facciamo a valutare? Anche qui, per valutare il sistema, abbiamo bisogno di un dizionario storico che ci dica per ogni anno quali sono i significati che sono stati introdotti. Abbiamo utilizzato l'Oxford Dictionary perché è uno dei pochi dizionari storici per l'inglese. Ovviamente l'Oxford Dictionary non rilascia niente, però siccome quando lavori all'Alan Turing puoi ottenere tutto, diciamo, è bastata una mail di uno dell'Alan Turing e alla fine Oxford Dictionary ci ha smollato tutti i dati. Però abbiamo firmato col sangue che non possiamo fare niente con questi dati. Anzi, abbiamo dovuto firmare che se scopriamo nuovi significati glieli dobbiamo dire. Ed è merito loro che l'hanno scoperto. Quindi, ma noi per adesso lo utilizziamo solo per fare la sperimentazione. Quindi praticamente, vedete, un dizionario storico ci dice gli anni in cui sono stati introdotti i nuovi significati. Quindi noi abbiamo estratto questi dati dall'Oxford Dictionary e abbiamo visto se l'algoritmo è in grado di predire. Allora, vi dico subito che non è andata benissimo, ma questo ce lo aspettavamo. Ora, qual è il problema? Allora, il sistema... Allora, cosa abbiamo voluto misurare? Abbiamo voluto misurare la precision, cioè quanti dei cambiamenti individuati sono effettivamente presenti nel dizionario, cioè quanti cambiamenti individuati dall'algoritmo sono effettivamente presenti nel dizionario, e il recall, cioè ovvero il nostro sistema è in grado di rilevare tutti i cambiamenti presenti nel dizionario. Ora,
Il problema è che l'analisi, cioè la valutazione usando il web, non è semplice. Perché? Perché Tree potrebbe individuare correttamente dei cambiamenti che non sono riportati nel dizionario, perché ci sono delle parole che uno usa su internet che magari sul dizionario non ci sono. Oppure ci siamo accorti che l'algoritmo rileva dei cambiamenti in parole che avevano a che fare con nomi di aziende, perché magari era successo qualcosa. Però ovviamente quello nel dizionario non lo hai. Come non hai lo slang, cioè le parole che nel dizionario non sono presenti, e quindi per esempio abbiamo pensato di utilizzare la prossima volta l'Urban Dictionary, che è un dizionario che contiene queste informazioni. Però diciamo che questa prima sperimentazione, seppur avendo una precisione bassa, siamo sempre riusciti a dimostrare che comunque il temporal random indexing funziona meglio delle semplici occorrenze, ok? Cioè in questo paper che sarà presentato tra un po' da Barbara ci sono tutti i dettagli. Quindi cosa abbiamo prodotto alla fine? Allora, siamo partiti dal UK Web Archive, abbiamo estratto i file wet che contengono solo il testo, poi abbiamo estratto tutti i token che sono circa 3 terabyte di dati, da questo le matrici di concorrenza, poi abbiamo costruito gli spazi per ogni mese e per ogni anno, abbiamo calcolato le serie temporali dal 96 al 2013 e abbiamo i risultati di tutti i cambiamenti, di tutti i change point misurati in quegli anni. Diciamo che dalle matrici in poi metteremo a disposizione a breve, speriamo, i dati. Purtroppo i token non possiamo metterli a disposizione. Quindi diciamo siamo riusciti con questo lavoro a dimostrare che Tree è una tecnica efficiente che può scalare su miliardi di token. Abbiamo prodotto queste matrici di concorrenza che possono essere riutilizzate per costruire spazi geometrici di parole in altri modi. Infatti lo scopo è proprio cercare di confrontare il nostro approccio con altri approcci basati sul word embedding. Okay? Però stiamo avendo delle difficoltà perché gli algoritmi di word embedding non riescono a scalare, diciamo, le implementazioni che si trovano già fatte, non riescono a scalare su questa quantità di dati. Poi se volete, se siete interessati, vi do maggiori dettagli sul perché. E inoltre vogliamo anche provare altri metodi per calcolare i cambiamenti, perché per fare l'analisi delle serie temporali ci sono tantissimi approcci. Ora, il codice per il temporal random index lo trovate su GitHub, anche se la versione, diciamo, che non è quella stata utilizzata all'Alan Turing, è la versione che gira su un'unica macchina. Quella dell'Alan Turing sta ancora sul repository privato dell'Alan Turing, non si sa se verrà messa a disposizione. Grazie. Dimmi. Diciamo, è stato ritenuto interessante, è stato considerato lo spostamento delle parole, cioè come si muovono le parole. Prendo surf. Prima surf lo trovavo probabilmente in un campo sportivo, perché uno sport. Poi vado, le trovavo in un campo informatico, perché era web. Adesso la mamma che si lamenta, mio figlio sta sempre a surfare sul web, quindi diciamo linguaggio sociale. Cioè, questi spostamenti di provenienza, euro, probabilmente prima era economico, poi è diventato politico, poi è diventato uso comune. Questi spostamenti possono, cioè, lo studio di come cambiano, sì, si spostano le cose, può essere. Sì, in realtà diciamo, quando tu fai la serie temporale misuri proprio questo. Quello che dovresti aggiungere è quello che vi ho fatto vedere in quelle tabelline, sono i termini più simili, per esempio anno per anno, e questo ti può far capire dove il punto si è spostato nello spazio. Poi ci sono degli approcci che possono proprio visualizzare questa cosa qua. Ora, qual è il problema? Che tu hai uno spazio altamente dimensionale che è difficile da rappresentare. Ci sono delle tecniche che sono in grado di proiettare questo spazio in due dimensioni, per esempio una si chiama T-SNES, ma ce ne stanno tante, e quindi tu, facendo la proiezione di tutto quello spazio in due dimensioni, puoi proprio tracciare graficamente come si sposta la parola nel tempo. Cioè esistono dei tool che lo fanno, quindi diciamo con questa rappresentazione qua lo puoi fare, cioè esistono già gli strumenti per farlo. Sì, volevo chiedere, quando costruite
nel momento in cui trovate delle parole o slang oppure non lo so, oppure altri termini, cosa fate? Una pulizia, diciamo, selezionate alcune parole, scappate altre? Allora, questo è un domandone. Cioè, nel senso che noi informatici di queste cose non ci interessa. Cioè, noi facciamo l'analisi, i primi milioni di i primi termini più frequenti, fino a un milione, vanno bene. Aspetta, questa è, diciamo, la risposta. Però il vantaggio di lavorare, per esempio, con Barbara, in questo caso, che lei è una linguista computazionale, quindi un po' di analisi l'abbiamo fatta. Però ovviamente a mano non puoi filtrare un milione di termini. Quindi qualcosa si può fare, però non è semplice. Allora, le stop word, che sono tipo le parole senza significato, articoli, preposizioni, bla bla bla, le puoi togliere, ma noi non l'abbiamo fatto perché l'algoritmo c'ha già una funzione all'interno che fa il downsampling delle parole troppo frequenti. Quindi se un termine è troppo frequente, in maniera random non lo considera. C'è una è una tecnica che si usa per, cioè, volendo li puoi rimuovere, però ci sono tecniche che ti permettono. Vabbè, ovviamente abbiamo fatto un po' di normalizzazione del testo, tipo tolti i numeri, se c'è i caratteri non alfanumerici, perché nelle pagine web sta il bordello, cioè trovi cose assurde. Le emoticon possono servire. Infatti, non ve l'ho fatto vedere, tipo su Twitter, su quel dataset di Twitter, avevamo fatto proprio l'analisi del plot dell'hashtag Renzi con la faccina felice, dell'hashtag Renzi con la faccina triste, e vedevi come cambiava nel tempo. Quindi in quel caso aveva senso tenere gli hashtag. Non capisce perché la goccia, secondo me, è una lacrima. La dimensionalità del vettore random, diciamo che ha importanza, perché se io ho un milione, un miliardo di parole, deve essere più lungo, più corto per mantenerlo. Questo è un domandone. È un domandone. Allora, sì, cioè, diciamo, in teoria più parole hai, più grande lo devi fare quel vettore. Perché se hai tante parole e il vettore è piccolo, la probabilità che due vettori collidano tra di loro aumenta. Comunque siamo un po' ortogonali. Sì, però, diciamo, in realtà non devi usare, cioè, ti faccio un esempio, con quel milione, per rappresentare un milione di termini, noi abbiamo fatto un vettore random lungo 1000, che va bene. Però il problema è che non è solo la lunghezza, cioè il numero di dimensioni, ma anche il numero di elementi non nulli. Perché tu c'è che quel vettore c'ha tanti zero, ma un numero ristretto di elementi sono non nulli. Ma un numero fisso? Sì, un numero fisso, tipo in genere si usa 10. Okay, su 1000. Il problema è che tener conto di questi due parametri non è semplicissimo. Ci stanno delle formule, ma alla fine è una cosa probabilistica. Sì, però non è in tutte le non è sempre facile calcolarlo, perché dipende poi dal vettore, perché tipo la prima implementazione utilizzava vettori binari, neanche reali, quindi dipende da come li rappresenti. Ci sono anche realizzazioni che utilizzano vettori di numeri complessi, vabbè. C'è un sacco di roba su questo. Però non è, in effetti non è semplice, anche perché calcolare il numerino della formula in realtà non è realistico, perché è dimostrato che per poi ottenere dei risultati buoni col linguaggio, anche usando un numero più piccolo, per come è fatto il linguaggio, perché tu nel linguaggio hai che le parole seguono quella che si chiama ZIF distribution, cioè cioè pochissime parole che occorrono tante volte, e poi c'è un numero enorme di parole che occorre pochissime volte. E quindi in genere, perché il linguaggio ha questa distribuzione, si possono usare anche dei vettori più piccoli. Visto che c'è una domanda. Come avete fatto scalare una critica o occorrenza? E se magari è possibile comprimere in qualche modo, essendo sparso? Sì, vabbè, in realtà noi abbiamo preso in considerazione effettivamente i termini che occorrono. Quindi tu non è che con Linux non hai tutti i termini, hai solo i termini che effettivamente si sono rappresentati vicino a Linux. Quindi quelli che non concorrono del vocabolario non ce li hai proprio. Però comunque sì, sono. Vabbè, noi adesso è un formato testuale alla fine. Quello è proprio come le vedi là, è testuale, poi sono compresse in GZ. Però ovviamente, se volendo, si possono studiare degli altri meccanismi. Diciamo, considero che questo lavoro c'è stato il vincolo di doverlo fare in 2 mesi.
Quindi tu considera che solo per estrarre il wet ci ha messo una settimana, per fare le matrici 10 giorni, per fare il random indexing altri 5 giorni. E quindi è una semplice. Allora, l'accuratezza praticamente noi estraiamo dal dizionario tutte le parole, tipo giro tondo, e il dizionario ci dice che è cambiato nel 1893 e nel 2001. Poi supponiamo che il nostro algoritmo dice giro tondo ha cambiato significato nel 2000. Noi andiamo a vedere effettivamente quello del dizionario, sì, poi dire. No, abbiamo considerato una window, cioè se non sbaglio è 2 o 3 anni prima o dopo. Questo è normale farlo perché praticamente, come vi ho detto prima, i dizionari vengono costruiti da esseri umani, cioè ci sono dei linguisti che stanno lì a leggersi i documenti e capiscono se ha cambiato significato. Quindi non è detto che se tu osservi che quel significato ha cambiato significato in quell'anno sia effettivamente quell'anno, magari può essere avvenuto anche un po' prima, ma tu non hai i documenti per vederlo. Quindi in genere in questi lavori si considera un minimo di tolleranza. Sì, addirittura sono alcuni che dicono basta che l'algoritmo predice un anno, qualsiasi anno dopo, è corretto. Cioè lì ci siamo già mantenuti un po' stretti. No, vabbè, in quel caso no, perché quelli ce l'hai, sono collegati all'hashtag, che, cioè in realtà non è proprio un significato, perché quello è l'hashtag Bologna, che magari tu generalmente lo utilizzi per parlare di Bologna in un altro modo. In quel... Sui giornali comunque, per esempio, appaiono queste cose, quindi diciamo, in parte, nello UK, in realtà, Sì, potrebbe... Dovrebbero essere, però ma... ovviamente... Non ce li ha, e infatti questo è cioè, fare la valutazione su queste cose è difficilissimo. Cioè, ti posso dire che tutti i lavori precedenti addirittura neanche utilizzano i dizionari, cioè si sono fatti loro delle collezioni a mano, perché accedere ai dati dizionari non è semplice. Cioè, noi siamo stati fortunati che l'Oxford ci ha dato accesso, altrimenti è difficile fare la valutazione. Quindi infatti questi, voi non dovete pensare a questi strumenti come a qualcosa che detengono la verità. Cioè questi sono strumenti che vengono utilizzati dai linguisti che invece di fare un sacco di lavoro a mano sono aiutati da questo sistema. Cioè non è che questi riescono a dire sempre la verità. Cioè sono degli strumenti di supporto. Magari possono essere utilizzati, per esempio nei social media, possono essere interessanti per quello che vi ho detto, cioè predire gli andamenti degli hashtag, eccetera, eccetera. Cioè già per un essere umano è difficile capire quando un termine cambia significato. Sì? Allora, no, per un semplice motivo, nel senso, perché magari il numero di volte che tu lo utilizzi in modo metaforico, per esempio, magari è piccolissimo, è un evento così raro rispetto all'utilizzo normale, che questo algoritmo non riesce a identificarlo. Cioè magari riesce a individuare dei cambiamenti più netti. Però ti posso dire che, per esempio, ho utilizzato un sistema simile per fare detection dell'ironia nei tweet. In genere, siccome l'ironia, cosa succede? La maggior parte delle volte l'ironia si fa utilizzando un termine fuori contesto, cioè fuori dal suo contesto naturale. E quindi ho usato proprio una tecnica simile a questa, un po' cambiata, che fa proprio questo, va a vedere nel tweet qual è la parola utilizzata fuori dal suo contesto naturale e ti dice che magari in quel tweet c'è dell'ironia. Cioè esiste proprio una competizione, su quest'anno è stato il primo anno, che proprio c'ha lo scopo di fare detect dell'ironia nei tweet. Ci divertiamo a fare questo. Ma nel cambio di significato che ha notato qualche strumento, ha mostrato l'esempio della parola all'inizio che negli anni ha cambiato significato. Esiste un modo per capire qual è l'evento che ha scatenato quel cambio di significato? Cioè ha cambiato significato e la domanda che mi pongo è
grazie a cosa? Che cosa ha cambiato? Ha fatto cambiare il significato? Quello che possiamo fare con questo sistema è solo vedere quali sono le parole vicine che hanno contribuito al suo cambiamento. Però in realtà non può, allora perché o dovresti, allora stanno alcuni che stanno facendo questo tipo di analisi, hanno tipo una lista di eventi storici, fanno questa analisi qua e vanno a vedere quando viene individuato un cambiamento, è successo qualcosa in quel periodo, e poi fanno un'analisi che però è sempre manuale, cioè nel senso sta l'esperto che dice sì, sono collegati, no, non sono collegati. Quindi sì, cioè, come vi ho detto, cioè, le analisi che vi ho fatto vedere io, alla fine l'algoritmo ci dice quella cosa là, ma c'è sempre l'essere umano che va a vedere. E quindi io, vedendo che le parole vicino all'hashtag Bologna erano vittime, bla bla eccetera, ho dedotto che sarà stato per quello. Però lui, cioè, quello che ti può dare sono solo i termini più simili che si trovano in quel determinato periodo. Cioè, no, collegarla all'evento è un po' difficile. In grado di rilevare i cambiamenti delle varie parole, oppure hai fatto tu una domanda specifica al sistema? No, è lui, cioè tu, io costruisco le serie temporali, poi lancio quell'algoritmo di change detection, io fallo, lancialo su tutte le serie, su tutti i termini, e lui come output mi dice, mi fa una lista di termini con tutti i punti di cambiamento, con un valore di significatività statistica, io poi posso filtrare e dire, prendo quelli sotto la soglia. Ad ogni lancio? Sì. Pensando all'andamento della serie nel tempo, se prendiamo le due serie tra termini che hanno l'elevata, che sono correlati, possono determinare che magari si trovano nello stesso contesto, oppure è un bias mio più. Aspetta, non ho capito bene. Prendi due eventi, cioè due termini. Okay, che so essere correlati, diciamo. Due termini a caso. Ok. E vedi che la loro serie temporale cambia. È molto correlata. Cioè proprio una cosa stupidissima. Secondo te si può determinare che magari fanno parte dello stesso contesto? Sì, diciamo, quella è una cosa che ti ho fatto vedere con telefonare e chiamare. Cioè io quello che ho fatto, ho preso il vettore di telefonare, ho preso il vettore di chiamare e ho calcolato la similarità anno per anno. E là ho visto che cresceva a un certo punto. Quello che si può fare, come dici tu, è vedere magari se la serie rimane costante, per esempio. Una specie di clustering, però sì, si può fare. E quindi determinare il contesto in cui sono del clustering. Sì, si può fare. Cioè, alla fine, con questo strumento, siccome tu puoi calcolare in maniera semplice similarità tra termini, e lo puoi fare anche cross tempo, questa è una cosa un po' strana, quindi vabbè, magari non ve la dico, sennò... Cioè, nel senso che si possono fare delle analogie temporali. Cioè, io posso dire, che ne so, surf, come sta surf a web nel 2000? A surf nel 2010, insieme a quale termine sarà correlato con la stessa proporzionalità? È un po' una cosa complicata. Però io posso calcolare similarità tra vettori anche in anni differenti. È un po' strano. Nel senso, se io voglio farlo invece con il termine principale fra Calesse nel 1800 e automobile nel 1950, lo puoi fare. Vale comunque. Sì. Quindi quello che dici prima viene utilizzato per predire alcuni hashtag. Si può usare per predire un potenziale cambiamento. Sì. Un potenziale cambiamento. Allora, il problema è che tu puoi calcolare la similarità di un termine. Allora, fammi fare un esempio. Ci penso. Allora, come dice, prendiamo Cales. Tu puoi calcolare la similarità tra... Puoi fare questa proporzione. Cales sta a cavalli, come automobile sta ad X. E puoi decidere tu quell'X in quale anno lo vuoi. C'è una formuletta per cui lui ti calcolerà il vettore x in quell'anno che mantiene quella proporzione. E quindi in quel caso sarà, che ne so, motore. Si può fare questa cosa qua. Comparare termini scritti con linguaggi sempre naturali.
matematico o l'inglese è geroglifici, per vedere se ci sono affinità semantiche, quindi probabilmente per riuscire a tradurre una lingua. Sì, allora si può fare. Sì, si può fare, si fa anche con una cosa simile a questa, però il problema è che devi avere corpus, si chiamano corpus paralleli. Che significa corpus paralleli? Che devi avere, non dico proprio la traduzione, cioè devi avere tante, per esempio, tante pagine in italiano, e della stessa pagina dovresti avere la traduzione in un'altra lingua. Sì, però non è detto che debba essere proprio la traduzione esatta, cioè più o meno, basta anche che sia la descrizione dello stesso concetto. Cioè, pensa a questo, pensa a Wikipedia. Tu in Wikipedia italiano c'hai tante pagine, ogni pagina descrive un concetto. Dopodiché di quella pagina c'è la versione in un'altra lingua. Ora, non è detto che quella versione in un'altra lingua sia la traduzione esatta, però in un certo senso ti sta descrivendo la stessa cosa. Quindi tu potresti fare un corpus di questo tipo, prendi tutte le pagine in italiano e ad ogni pagina in italiano a fianco ci metti la pagina in inglese. Si fa una cosa simile a questa, dopodiché puoi calcolare la similarità tra i termini in italiano e i termini in inglese. Quindi se hanno un'alta similarità vuol dire che sono simili, e quindi vuol dire che magari uno è la traduzione dell'altro. Sì, esiste, si fa già. Ok, però ad esempio mi è capitato questa volta di utilizzare, non lo so, Google Traduttore, che traduce completamente un'altra cosa. Questa cosa da che cosa dipende? No, non è, allora, no, Google Translator è totalmente statistico, quindi si basa sul numero di volte che quel termine in quel contesto è stato tradotto in quel modo. Ora, cosa succede? Che per contesti che magari non ha mai osservato o ha pochi esempi, lo traduce con la traduzione più ricorrente. Allora, io questo esempio lo faccio sempre a lezione. Se tu provi a tradurre, non so se l'hanno, è cambiato, però se provi a tradurre la frase in inglese I play in a band, lui play non lo traduce con suonare, ma lo traduce con svolgere. Cioè, insomma, faccio un errore di questo tipo. Questo perché, beh, play è una parola super ambigua che ha tipo 30 significati. Perché magari non ha mai osservato nel suo corpus parallelo, di cui ti ho detto prima io, che play in quel contesto viene tradotto con suonare. Magari per lui l'osservazione più ricorrente è che play viene tradotto con svolgere e quindi lo traduce con quello. Infatti vi siete mai chiesti perché Google Translator vi chiede di correggere la traduzione? Perché lui vi fa lavorare al posto suo. Cioè si memorizza quel cambiamento, quell'errore che tu hai modificato, e per lui, e lui capisce statisticamente che in quel caso la traduzione è sbagliata, però quella corretta è quella che stai dando tu. Quindi siete degli schiavi di Google. Ma tu fai lettere? Prego? Fai lettere? Cioè studi lettere? No, perché mi diverto sempre quando lavoro con i linguisti che fanno tutti questi... queste cose che io chiamo pippottoni. No, è una mia simpatia. No, io lavoro su questo perché mi diverto proprio a discutere di queste cose, stavo scherzando. Ok. Bene, allora... stavo facendo una domanda. Stai una domanda? Sì.